E si parte per un'altra live. Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova live. Io sono Alessandro Restivo e sono orologiaio riparatore. Ciao a tutti, benvenuti in live. Benvenuti in questa live del 24 ottobre 2024. Ormai le live si susseguono in maniera costante, almeno così sembra, da parecchi anni che ci facciamo queste live. Ciao Luca Proto, ciao Paolo Vide per tutti, Giovanni Accardo, Rubex, Sergio, Stefano Francalanci, ciao Bobo Vigi anche a te, Cataldo Pennino, ciao Alessandro, volevo ringraziarti per aver segnalato il corso di orologia del professor Palmieri. E ancora prima del lavoro che fa professionalità, grazie. Cataldo, approfittatene di scrivere perché veramente io lo consiglio vivamente perché comunque sia una formazione per tutti, anche per i professionisti, ve lo posso garantire perché io ne ho beneficiato. E ne ho fatto largo utilizzo delle informazioni che sono state dispensate dal professore. La tecnica va bene, il lavoro va bene, la manualità ci può stare, ma avere un'informazione, un'infarinatura di teoria sembra una cosa poco importante, ma è fondamentale perché veramente la teoria aiuta in alcuni casi a risolvere tanti problemi che magari ci saremmo arrivati, avremmo potuto risolverli, ma in maniera più difficile, ecco, magari con dei tempi un po' più lunghi. Questo è importante. Allora, oggi c'erano due possibilità. Uno, infatti Mauro stamattina è passato da qua, mi ha detto, Alessandro, oggi di che parlerai? Io avevo, onestamente, ho il lavoro che avevo già detto più volte da iniziare il General Perego, questo qua 7000 con il modulo Dubai Plus. Dovevo iniziarlo, ho comprato già un po' di fornitura che serviva per quanto riguarda questo orologio. Siccome anche il cliente aveva il piacere di vedere qualche cosa, a lui avrei mandato eventualmente qualche foto dell'orologio smontato. Ma ho detto: sapete che vi dico? O faccio quattro chiacchiere, e già mi sono fatto 9 minuti di chiacchiere, o andiamo a lavorare su questo orologio. A questo punto, visto che ci siamo, è un orologio ostico per certi versi, per i neofiti a casa, quindi sarà più che altro un metodo di visione generale per quanto riguarda questo tipo di orologio. Vi ricordo sempre che, siccome sono orologi in molto casi, nelle mie live vedete orologi di clienti reali, quindi di riparazioni reali, di clienti reali, a cui io devo fare molta attenzione, specialmente nel controllare se ci sono problemi o quant'altro. Allora, in questo orologio oggi vi farò vedere, sì, come è composto, da quale parte è composto. Vi darò un minimo di informazioni generiche sull'orologio, ma cercherò di fare un lavoro, tra virgolette, quanto più puntuale possibile, corretto possibile, come deve essere fatto per questi tipi di orologi, e a maggior ragione come deve essere fatto per gli orologi in riparazione dei clienti. Quindi vedremo oggi questo General Perego 7000 con movimento, dicevo, Dubois de Palace per quanto riguarda la parte cronografica e 2892-2 per quanto riguarda la parte del movimento vero e proprio. Vedremo come sono assemblati insieme. Speriamo di non trovare troppe sorprese. Io già avevo aperto in un primo momento l'orologio per vedere un attimino, intanto per risolvere un problema nel vetro perché non c'era, quindi mi serviva la cassa libera per prendere tutte le misure e quant'altro che serviva per poter mettere un vetro adeguato a questo orologio. E quando l'ho aperto, appunto, mi sono accorto che questo qua montava ancora un vecchio modulo del 2892, senza la modifica per quanto riguarda il sistema della ricarica automatica, e quindi già ho comprato, mi sono messo dentro due kit, li ho qua già belli e pronti, due kit completi per quanto riguarda la ricarica, anche perché sicuramente me ne capiteranno altri, me ne sono messi dentro due, e uno lo utilizziamo per questo e l'altro farà da magazzino. Basta, passiamo seconda telecamera, avviciniamo un pochettino questo orologino, sperando che si riesca a vedere un po' meglio. Sono un po' fuori centro e questo non mi piace. Vediamo se possiamo centrare un po' il tutto. Ok, così sembrerebbe un po' meglio. Allora, quadrante blu, quindi non si vede benissimo, ma vi posso garantire che è di un bel blu intenso. Adesso usciamo tutto il modulo, tutto il movimento dalla cassa e inizieremo con questa parte di smontaggio. Una cosa che sicuramente vorrò fare in questo orologio, perché ripeto, già avevo visto in precedenza,
e fare un lavaggio anticipato del movimento completo chiuso per intero nella prima macchina. Ho spostato qua tutte e due le lavatrici, ce l'ho a portata di mano. Quindi farò il primo lavaggio nella lavatrice vecchia per darle una prima lavata al movimento, perché non è perfettamente, cioè, ho visto che è parecchio sporco. Allora, sporcare la macchina con i lavaggi nuovi mi dà fastidio, quindi usiamo il primo lavaggio con la vecchia macchina e poi per il secondo lo faremo quando lo smonterò per intero. Per adesso iniziamo con lo smontaggio delle viti del fondello. Era una di queste viti che quando l'ho aperta la prima volta era parecchio bloccata, erano segni di ruggine, quindi purtroppo col tempo ci può stare anche questo. Allora, le mettiamo da parte. Di oggi comunque, siccome tratteremo un orologio un po' particolare, non so se riuscirò a gestire bene la chat o se riuscirò a vedere il tutto insieme a voi. Allora, prima che di uscire in movimento dalla cassa, vediamolo un attimino alla macro, sotto la macro. E quando vediamo, perché se vi dico a volte è una questione di routine, più ne vedi e più sai, più riesci a percepire le differenze delle lavorazioni sui movimenti. Abbiamo visto l'altro ieri l'orologio Yema. In quell'orologio Yema avevamo comunque un perlage sul movimento eccessivo, intenso su tutto il movimento. Visivamente, vedendolo in prima persona, si vede un perlage fatto tra virgolette bene con un perlage grezzo. Questo qua che vediamo in questo orologio, abbiamo sulla massa oscillante lo stesso code Genève che avevamo in quello Yema. Adesso vi cambio un attimino la telecamera. Sto vedendo che c'era un'impronta sulla massa oscillante, quindi abbiamo casualmente, è un caso, non è stato veramente voluto. Capitate che dovevamo fare questo lavoro. Quindi questo code Genève uguale a quello che avevamo l'altro giorno nello Yema, però se vedete già le linee, il lavoro delle linee fatte su questa massa oscillante sono più morbide, ecco. Forse la parola più corretta riguardo a queste lavorazioni di code Genève, di giusto, code Genève, per quanto riguarda la massa oscillante. Ricordiamo che il code Genève sono queste linee verticali parallele fra di loro. Già qua è più morbido, si vedono i solchi del passaggio della macchina più morbido, non c'è un solco profondo e sembrerebbe anche lasciato grezzo. Ma lo stesso discorso vale per il perlage. Guardate il perlage che c'è. Allora, abbiamo un code Genève anche sui ponti, ma andando al di sotto, il perlage sembrerebbe proprio accentuato, si vede perché si vede che c'è, ecco, così magari riusciamo a vederlo un po' meglio con i chiaroscuri. Si vede che c'è, però non ci sono i passaggi della fresa che lascia dei segni profondi, proprio sono morbidi. Queste sono le lavorazioni in perlage. Io passo qua sopra lo stecco, non sento neanche le linee. Là, se passavo lo stecco, sentivo i solchi veri e propri. Quindi qua abbiamo un perlage fatto bene, un code Genève fatto bene, quindi già una lavorazione visivamente vista che è gradevole all'occhio dell'operatore che sta in quel momento lavorando. Quindi abbiamo qua un 2892, come dicevo, per quanto riguarda il modulo, dove c'è scritto General Perego, però questo è il classico 2892-2, con purtroppo ancora il sistema vecchio per quanto riguarda questo qua. Sarà il rubino che andremo a togliere e a sostituire col perno, che vi faccio vedere di che stiamo parlando. 1 e 2. Questo è il perno che è il 1547 per quanto riguarda la referenza del calibro. Qua dentro, fidatevi di me, ma c'è
qua. Questo qua non è altro che il tenone col perno che andremo a sostituire a questo rubino. Toglieremo questo rubino con la potenza, con la 6 e metteremo questo qua per quanto riguarda la ruota, una delle ruote di rinvio per quanto riguarda la ricarica. La ruota di rinvio, che chiaramente a questo punto avremo una ruota inversa perché non ci sarà, come in questo caso, il perno nella ruota, ma avremo un foro col rubino che si andrà a inserire in quel tenone che andremo a mettere. Questa qua è la referenza di questa ruota, è la 1490. Questa è la ruota che andrà a sostituire quella che vedete sottostante. Vedete, qua abbiamo il rubino col foro centrale che andrà a sostituire questa ruota qua. Quindi queste ruote cambieranno. Questa è stata una modifica che è stata fatta per quanto riguarda questo calibro 2892, e appunto si sono accorti nel tempo che la lavorazione, cioè lavorando questo tipo di calibro, si sono accorti nel tempo che appunto questo tipo di ruota lavorando poteva creare dei problemi. Vi faccio vedere, se riesco, la scheda che appunto ci propone direttamente la ETA. Vediamo se riesco a farvela vedere. Allora, transizione. Questa è la scheda di cui stavo parlando. Se vedete, cerco di ingrandirla un pochettino. Questo è quello di cui stavo parlando. In pratica, questo è il nuovo sistema. Non so se il mouse che sto passando lo state vedendo, perché io al momento vedo la scheda così come la state vedendo voi altri. Quindi questo è il nuovo sistema, dove qua abbiamo la ruota, qua abbiamo il tenone di cui vi parlavo, il 1547, che andrà a sostituire il rubino. Questo è il vecchio sistema, questo è il rubino che verrà sostituito dal tenone, e questa qua è la ruota che verrà sostituita da quest'altra ruota che vedete qua. Per una questione di oscillazione della ruota durante il lavoro della ricarica, poteva capitare che andava a strisciare su questo punto, in quest'area. Strisciando col tempo lasciava dei segni e comunque non dava una perfetta rotazione alla ruota, e quindi creava questi problemi. Torniamo qua, ritorniamo qua. Spero che si sia visto, mi auguro che si sia visto. Io non lo vedevo, se si vedeva, ma fidatevi di me che ho cercato di far di tutto per potersi vedere. Togliamo questa scheda, devo cambiare, togliamo la modalità, ok, quando si lavora così. Vabbè, dai, torniamo qua, ma per questo purtroppo non posso farci niente, al momento non posso farci niente per la connessione. Spero che si sia visto il tutto, ma se non si vede, ripeto, io ho sempre la registrazione pronta, al limite, invece di rimandare lo stesso video ripreso da internet, lo manderò tramite registrazione. Vediamo questo movimento della cassa, così iniziamo a lavorare perché già sono le 23. Mi piace la chiacchiera, mi piace farvi vedere qualcosa in più, però ogni volta i tempi corrono e i problemi si devono risolvere. Allora, come fare per estrarre la tige in questo orologio senza avere problemi di fuoriuscita del tiretto e quant'altro, così come è successo con lo IEMA? Cacciavite 100, qua c'è l'asola dove si va ad inserire i cacciavite. Prima si deve tirare la corona a due scatti. Nel momento in cui hai tirato due scatti, premere leggermente, leggermente, quando tutto è pulito e tutto è perfetto. Pulito nel senso non ci sono sbavature, non ci sono metalli che hanno attriti tristi. Si preme leggermente e la tige fuoriesce senza problemi. Dopodiché lo mettiamo a testa in giù, vediamo se sì, e il movimento esce per intero. Questo lo mettiamo da parte. Abbiamo un bel fermo movimento che dobbiamo togliere prima di rimettere la tige. Per toglierlo abbiamo due viti, sì, due viti, fermo movimento, una, due. E qua abbiamo un bel fermo movimento di metallo che mi va a tenere fermo in sede il movimento. Oggi adesso è partito, prima era fermo. Modulo De Boer De Pratz accoppiato con il 2892. Adesso andiamo un attimino a separare questi due moduli, così volevo fare prima un lavaggio
lavatrice soltanto del modulo per intero, perché avevo visto appunto l'altro giorno guardandolo velocemente che comunque la sporcizia non mancava. Vediamo se riusciamo a prendere. Senza creare problemi al quadrante. Ok. Allora. Modulo de Bodeprats separato. Come si separano i due moduli su questo orologio? Allora, come facciamo per quanto riguarda la separazione di questo modulo tra le due? Cioè la riparazione dei due moduli come sono accoppiati. Praticamente abbiamo tre viti che sono esternamente, vedete qua, una, questa è la prima, qua abbiamo un'altra vite, due, e qua abbiamo la terza vite, tre. Queste tre viti tengono, come vedete, attraverso questa fresatura sul movimento superiore, tengono accoppiati i due movimenti che sono separati, dopo li andremo a vedere in maniera più perfetta. In maniera più precisa, i moduli sono entrambi separati. Questo è un modulo che finisce qua, la platina del modulo per quanto riguarda il Dubois de Prats, e questo qua è il modulo per quanto riguarda il movimento classico, il 2892. Quindi svitando queste tre viti si liberano i due moduli. Prepariamo questi due movimenti. Uno. Ah, benissimo. Vabbè, va. Iniziamo bene. Eppure sembrava avvitata. Una delle tre viti è spezzata. Una delle tre viti è spezzata in due. Devo vedere perché sembrava avvitata. Queste sono viti che si rompono sempre. Sappiatelo che capita spesso, non è la prima volta che mi capitano queste viti. E intanto vedete, cioè praticamente avvita, si aggancia, serra, però è spezzata. E quindi io volevo sapere, non mi ricordo se ho visto, se già sono stati fatti dei lavori in passato. Allora, non ci sono lavori segnati nel fondello. Adesso vi faccio vedere questa vite che è spezzata. Cioè aggancia, se io adesso vado a avvitare, perché l'ho avvitata, quindi serra per quel pochettino di moncherino che gli è rimasto nella vite, riesce a serrare. Il resto è rimasto là dentro e quello poi, siccome è dentro il modulo, poi vedremo come andarlo a togliere. Speriamo che si svita facilmente. Vi faccio vedere queste tre viti. Quando poi dici perché spuntano i problemi all'inizio, poi c'è chi parla di fare 7-8 revisioni in un giorno. Io vorrei sapere quando uno cominciano questi problemi, come fanno a fare 7-8 revisioni. La cosa mi suona proprio non male, ma troppo male. Ma comunque, allora, tre viti. Io vedete, parlo senza guardare. Eccole qua. Queste sono le tre viti che ho tolto. Due sono complete. La terza c'è un moncherino solamente. Ecco, quella telecamera non sta funzionando. E via. Torniamo qua. Comunque, si sono viste le tre viti. Una di queste tre è rimasta qua. Quindi questa sarebbe opportuno sostituirla e non riutilizzarla così com'è. Quindi questa non so se ce l'ho come fornitura, perché in passato mi sono successi questi problemi e forse qualcuno in più l'ho presa. Sì, vi faccio vedere dopo dove è rimasto qualcosa. A questo punto già i moduli sono separati, visto? Bastato sollevarlo un pochettino e abbiamo separato il modulo vero e proprio. Questo qua è un movimento normalissimo, 2892. 2892-2, soltanto con la parte modifica nella parte superiore per quanto riguarda questa ruota che vediamo nella parte alta, la faccio vedere qua.
macro permettendo, perché sta macro, sta facendo quello che vuole lei. Questa qua è la modifica fatta in questo settore, questa ruota che va ad ingaggiare con la ruota che va a trasmettere la marcia nel modulo del body prezzo. Quindi questa rispetto al classico, alla classica secondiera che fuoriesce, questa ruota inserita sulla secondiera, poi vedremo in teoria se ce la facciamo, come deve essere tolta attraverso la spinta, dobbiamo spingere dalla parte alta con un piccolo, con un micro spillo o qualche cosa di molto appuntito il perno centrale della ruota secondi, però quando ha tutto il treno di ruote è smontato. E poi per il resto è tutto quanto normalissimo, automatico. Questo lo possiamo togliere, vi faccio vedere dove era rotta la... dove è rimasto rotto il moncherino. Dove è rimasto rotto il moncherino? Dove sei qua? Eccolo qua. Allora, in pratica questo qua... Questo qua è il pezzettino dove si inserisce la vite. Questa qua. Qua dentro si vede ancora un pezzettino di vite, che adesso ve lo faccio vedere magari più ingrandita. Questo è un pezzettino di vite e se la guardiamo lateralmente ancora si vede, vediamo se è vero, riesco a farvela vedere. Eccolo qua. In pratica questo è il pezzettino di vite che fuoriesce. Manco vedi che c'è vite. Allora, dove sei? Eccolo qua. Allora, questo che vi sto indicando adesso, questo è il pezzettino di vite che fuoriesce. Quindi nella parte superiore non si vede niente, ma là il pezzettino che fuoriesce che è rimasto spezzato all'interno, quello lo dovremmo poi andare a togliere e dovremmo andare a ripristinarlo con una vite nuova. Qua ci sono, nella parte sottostante si intravede i vari rotismi per quanto riguarda la cronografia, la rimessa in ora, tutto quello che riguarda appunto poi le trasmissioni, cioè tutte cioè le ruote che vanno a trasmettere poi la marcia alla parte cronografica, che è poi tutta la parte cronografica e lancette vere e proprie per quanto riguarda il treno di ruote delle lancette. La particolarità di questi cronografi, parlando dei cronografi della serie di Prazzo, comunque sia dei cronografi più moderni che hanno prodotto da una certa data in poi, invece di avere un sistema di innesto per quanto riguarda la cronografia, innesto orizzontale, cosa intendo per innesto orizzontale? Innesto orizzontale, se noi altri prendiamo un classico calibro, l'Landeron 248, vi do il generico più generico possibile. Il Landeron 248 ha, al lato dell'azionamento del cronografo avviene un avvicinamento tra delle ruote cronografiche, la ruota conduttrice, la ruota condotta e per finire la ruota cronografica. Tutto arriva sullo stesso piano, sulla stessa linea. Quando parte il cronografo, abbiamo un accoppiamento laterale, quindi innesto laterale tra le ruote. L'innesto laterale fa sì che viene trasmesso il moto nella parte cronografica. In questo tipo di modulo, invece, abbiamo un innesto verticale. Questo innesto verticale lo possiamo trovare anche su altri orologi, anche la Seiko ha fatto nel suo 6139 e altri modelli vari, l'innesto verticale. L'innesto verticale come cosa comporta? Comporta che la parte cronografica quasi sempre si aziona attraverso una ruota ad innesto verticale che non sono altro che due ruote sovrapposte accoppiate da una frizione, accoppiate e separate da una frizione. Quali sono le differenze dei due moduli, dei due sistemi cronografici? Innesto laterale. L'innesto laterale ha, per certi versi, un tempo di azionamento in microsecondi più lento. Abbiamo la partenza che nel momento di accoppiamento le ruote non vanno ad accoppiarsi perfettamente i denti, non vanno esattamente ad ingranare nell'istante in cui l'azioniamo perfettamente l'uno sull'altro. Può capitare che nel momento dell'azionamento i denti possano battere fra di loro e per una questione di dentatura, cioè di numero di denti tra una ruota e l'altra, quindi tra la ruota conduttrice e in questo caso la ruota cronografica, può capitare che nel momento in cui si appoggiano fra di loro per qualche istante, fin quando non trova il dentino giusto per far andare avanti, abbiamo un saltello o un tempo di risposta nell'azionamento un po' più lento. Questo ha due problemi. Un problema di saltello,
È un problema che nel momento in cui andiamo ad azionare, siccome avviene una trasmissione di ruote supplementari che vengono azionate grazie alla partenza del cronografo, andiamo ad azionare almeno da una a tre, quattro ruote, perché poi abbiamo tutto il treno di ruote a seguire, conta minuti, conta ore, ballerino, tutto il treno di ruote che va a collegare la parte cronografica. Tutte queste ruote che vanno ad aggiungersi alla marcia normale dell'orologio, chiaramente comportano un rallentamento per certi versi della trasmissione che viene data dal bilanciere, dalla marcia dell'orologio, da tutta la coppia che viene trasmessa attraverso appunto il treno di ruote. Aggiungendo queste ruote abbiamo un abbassamento, controllandolo al cronocomparatore, dell'amplitudine. Si scende un pochettino l'amplitudine proprio a causa di questa aggiunta di ruote. Nell'innesto verticale, che è questo qua, che poi magari se riesco vi faccio vedere come si aziona, nell'innesto verticale abbiamo invece un problema opposto. Poiché queste due ruote che sono una sull'altra sono costantemente sotto frizione perché? Perché c'è un disaccoppiamento nel momento in cui il cronografo è fermo, quindi separato, ma con un attrito all'interno di queste ruote di frizione che in quel momento sì, la frizione è liberata, ma comunque un minimo di attrito esiste. Al lato della partenza del cronografo, partenza è immediata, cioè non abbiamo il problema di andare a battere i denti. E poi si vanno a recuperare, ma abbiamo un accoppiamento immediato. Questo accoppiamento immediato comporta due problemi, che comporta non due problemi, fa venire due effetti. Uno, la partenza immediata, come stavo dicendo, due, rispetto a quella che va ad accoppiarsi in linea, in maniera l'accoppiamento orizzontale, chiamiamolo così perché non mi sta venendo, non lo stavo dicendo, ma non mi sta venendo più come si dice. L'accoppiamento praticamente nel momento in cui avviene viene istantaneo, quindi beneficio numero uno viene istantaneo e tra virgolette beneficio numero due dell'azionamento del cronografo, accoppiando quindi smettendo questa frizione di essere azionata, cioè la frizione a quel punto non è più in attrito, ma diventa un tutt'uno, diventa un corpo unico, le due ruote diventano un corpo unico, quindi smette di creare quel minimo di attrito che ha la frizione camminando entrambe le ruote insieme. Abbiamo un effetto opposto per quanto riguarda l'amplitudine, cioè l'amplitudine negli orologi con innesto verticale aumenta, va a crescere, perché pur essendoci comunque un trascinamento di ruote, ma diminuendo quell'attrito che c'era nell'accoppiamento di questa ruota di innesto, praticamente l'amplitudine quasi sempre aumenta, di poco ma aumenta. Quindi innesto orizzontale, ecco, non mi veniva, innesto orizzontale, innesto verticale, questi due innesti hanno queste differenze fra loro. Spero che anche questo ve la prendete e ve la mettete da parte. Può sempre essere utile. Andiamo avanti, dai. Volevo fare due cose. Una, per prima cosa, togliere il datario e mettere l'orologio a lavare per intero. Perché vi stavo dicendo, avevo visto l'altro giorno parecchia sporcizia nelle ruote del movimento. Quindi togliamo il datario. Anzi, prima del datario posso togliere benissimo, tanto questa è comunque sia una parte che poi verrà smontata. Io mi ricordo che l'avevo visto perché avevo tolto appunto il ponte dell'automatico, avevo dato una prima sbirciata almeno per quanto riguarda questo. Non avevo tolto quella vite, onestamente, che se me ne accorgevo prima, controllavo se avevo all'interno la fornitura. Perché se no non ce l'ho. Sarà un problema perché prima devo andarla a recuperare. Vedremo, vedremo. Quindi questo può comportare il fermarmi con il lavoro o continuare. Allora, adesso sto separando il modulo automatico, la ricarica automatica dal modulo dell'orologio. Sì, mi ricordavo che era sporco, infatti, e si riconferma che è sporco. Vi faccio vedere anche se sta marciando. L'orologio comunque è sporco. Il BMSI è l'innesto orizzontale, perché quello là è il 1873. Allora, guardate la ruota secondi al centro. La sporcizia non manca, mi ricordavo di averla vista. Vedete? Sporcizia qua, sporcizia mi sembra che spuntava anche in un altro punto dell'orologio. Comunque, l'orologio è da revisionare sicuramente. Qua abbiamo la mollettina che fa da top per quanto riguarda la marcia, se vado a tirare adesso potrebbe saltare via perché non abbiamo il ponte che la va a tenere in sede,
Questa qua è la mollettina che adesso andrò a togliere perché sennò la perdiamo in mezzo movimento. Ma qua per la sporcizia, vedete là sotto, quelle là sono appunto anche qua punti di sporcizia. Sì, infatti, vabbè, l'orologio comunque deve essere lavato per bene. Qua sotto, sì, infatti. Vabbè, una bella revisione, male non fa. E poi andremo a fare quel lavoro là. Vediamo questa mollettina mentre siamo qua, così non la perdiamo. Questa qua è la mollettina per quanto riguarda il fermamacchina. Questa la mettiamo da parte. Togliamo le viti dell'automatico. Adesso smontiamo il datario e mettiamo nel cestello della lavatrice vecchia tutto il modulo completo. Tutto così montato per intero, tanto male non gli farà sicuramente. Però una bella lavata prima di fare anche il lavoro che deve essere fatto per quanto riguarda il cambio di quelle ruote, è meglio farlo da pulito. Allora, andiamo con 120 qua, sì, non ci sono problemi. Allora, guardate a proposito di quella ruota, per chi si ricorda, la ruota dello IEMA, quello dello scattatario, è la stessa di questa qua, proprio ha la stessa conformazione. Infatti io l'ho recuperata. No? Ecco, stavo dicendo prima che parte qualche ruota. Allora, questa qua è la ruota identica alla ruota dello IEMA. Guardate, vedete? Ruota scattadata, la stessa. Nello IEMA aveva questo unghio che praticamente non aveva più la forza, la mollettina di spingere il datario. Arrivava a un certo punto che slittava e il datario non andava avanti. Ma quella è la stessa ruota, uguale, identica. Quindi molte parti, voglio dire, tanta fantasia non ce l'hanno avuta nel fare quel movimento. Allora, togliamo questo datario, sì. Sto liberando due blocchi, uno dovrebbe bastare questo per poter togliere il datario. Vediamo se è vero. Non credo che ci sia bisogno di togliere tutto. No, mi sembra di no. Vediamo se viene via. Esatto. Quindi perché devo togliere il datario? Perché se metto l'orologio così com'è dentro la lavatrice, con quel datario, gli smalti, le vernici che ci sono per quanto riguarda il disegno del datario, sicuramente cioè potrebbe saltare via tutto il colore. Va bene, questo così com'è, adesso lo prendo e lo metto a lavare e poi smontiamo il depurato. Mettiamolo nel cestello, quello nella lavatrice vecchia, modulo. Quindi questo così com'è, tanto non ci sono problemi. Andiamo un po' tutto a lavare, anche se queste parti comunque sia non sono così sporche come lo sono le altre. Perfetto. Questo nel frattempo che adesso smontiamo quello, io mi comincio a fare questo lavaggio. Gli diamo una sciacquata veloce con la macchina, con la lavatrice. Un attimino. E allora andiamo a togliere queste lancette, così liberiamo il quadrante, lo teniamo in protezione e non ci creerà problemi di nessun tipo. Andiamo con la lente per bene, perché questa secondiera mi sa che è accoppiata in maniera molto forzata. Allora andiamo di. Perché mi devo andare a poggiare nel quadrante. Speravo di non dovermi poggiare. Allora, mi sono aiutato con l'altra secondiera. Ok. E mi sono aiutato anche con l'altra sfera perché vedevo che non veniva a fare fuori facilmente. 1, 2. Togliamo. Era ancora più dura, mi fermavo e prendevo l'estrattore, quello che abbiamo comprato tempo fa per quanto riguarda le sfere. Vediamo se queste sono abbastanza morbide. Oh, ok. Una. In questo caso il modulo è con le sfere cronografiche 3, 6,
Allora, al 6, al 9 e al 12. Lo stesso modulo può essere, allora, cosa è questa? Lo stesso modulo può essere con alcune modifiche spostata la lancetta dei secondi a ore 3, dove non c'è il datario chiaramente, e poi non è altro che il modulo che viene riproposto sul Reduced, non so se vi ricordate un paio di anni fa, o l'anno più dell'anno scorso. Abbiamo visto in un'altra live con appunto le lancette posizionate 3, 6, 9. Togliamo il quadrante e poi andiamo a fare l'ultimo bagno, andiamo a cambiare l'ultimo bagno, perché sennò qua veramente oggi restiamo qua. Già sono i 53, mannaggia, il tempo vola. Praticamente quando è stato messo questo quadrante all'inizio, è stato messo quasi subito, montato. Ancora si vede la vernice nei piedini. Quindi stavo dicendo, queste viti, adesso vi faccio vedere di che viti si tratta, riavvitatele, così state tranquilli che non li perderete nei cestelli. Adesso qua devo fare attenzione perché c'è la lente magnificatrice che può venire via perché è soltanto poggiata. Un attimino, e questa l'ho bloccata. Perfetto. Un attimo che cambi lavaggi e poi passiamo a questo qua. Allora, qua siamo sul modulo parte quadrante. Guardate il perlage, anche qua non abbiamo un perlage, è un bel perlage. Ruota ore che tranquillamente andiamo a togliere, mentre questa qua che è la lente magnificatrice, se non ricordo male, dovrebbe essere sì. Vedete, solo poggiata, anche questa la mettiamo da parte. Mentre per quanto riguarda le viti di cui parlavo, le viti quelle del quadrante, se tutto va bene riesco a farvele vedere. Dove siete? Ah, qua c'è il sì. Oh, mannaggia. Okay. Così faccio prima. Eccolo qua. Questa è la vite, una delle due viti di cui parlavo. Queste riavvitatele, così non ci sono problemi. E poi per quanto riguarda il resto, adesso lo andremo a smontare. Vediamo se quel moncherino è visibile, ma non credo di no. Credo di no perché credo che si trovava su altra area. Dove sei? No. No, si trova qua sotto, devo togliere comunque il ponte. No, devo togliere per forza il ponte superiore. Allora, in pratica sto togliendo la chaussée, ma non è una chaussée vera e propria, è soltanto una chaussée in diretta, perché qua la frizione viene data dall'altra parte del movimento. E stavo dicendo, per quanto riguarda questo tipo di movimento, quando dobbiamo andare a smontare questo movimento, l'importante è avere il movimento in modalità cronografo azionato. Perché ci sono alcune mollettine che se lo smontiamo con il cronografo, se smontiamo il primo ponte col cronografo inserito e non inserito, qualche mollettina potrebbe saltare e noi questo non lo vogliamo. Come facciamo a sapere se il cronografo è inserito o meno? Qua abbiamo i nostri pulsanti laterali, partenza, arresto, rimessa a zero. Non facciamo altro che simulare la partenza del cronografo. Se facciamo partire il cronografo, ecco, così è partito. Partenza, arresto, rimessa a zero. Come facciamo ad essere sicuri che sia in modalità partenza? Se noi facciamo partire il cronografo, quindi sentiamo la partenza e andiamo all'azzeramento, l'azzeramento è bloccato, non va in azzeramento, quindi sappiamo che l'orologio è in modalità cronografo. Cambio da capo il bagno, scusate. Faccio i salti mortali oggi. Per l'ultimo lavaggio utilizzo la nuova macchina perché il forno nella vecchia non mi funziona, avrei dovuto usare il forno, ma siccome fortunatamente i cestelli sono intercambiabili, sta lavorando sulla nuova macchina per asciugare. Allora, in questo caso, per quanto riguarda questa parte del movimento, non c'è bisogno di fare il lavoro di lavaggio così come si fa con quello, perché con la parte meccanica, perché in realtà qua
il funzionamento è molto minore rispetto alla parte meccanica vera e propria. Qua le ruote girano in maniera più lenta, il cronografo non viene sempre azionato, abbiamo dei tempi diversi, dei tempi più lunghi. Comunque, in linea di massima, io adesso vi smonto la prima plattina, così vedete al di sotto tutto il resto delle ruote come sono messe. Vi rendete conto della complicazione che c'è per quanto riguarda il depot de plaza? Dopodiché non ve lo smonto tutto, perché sennò mi dovete pagare migliaia e migliaia di euro, così come fanno in alcuni corsi, che per farvi vedere questo modulo smontato e rimontato vogliono i soldini. Allora, tre ruote, anche perché così arriviamo al moncherino. Tre viti da togliere per quanto riguarda il primo ponte. Una, due e tre. Con queste tre viti liberiamo il primo ponte. Abbiamo detto che abbiamo azionato il cronografo e quindi liberando il primo ponte riusciamo a vedere tutto quello che c'è al di sotto. E poi sono le 4 e 2 minuti, credo che sia il caso di andare ad aprire. Abbiamo un cacciavite di 100, il 140 credo che sia più adatto. Quindi 1, 2, ecco, nel frattempo quella ha finito il lavaggio, dopo adesso appena finisco, tolgo soltanto questo ponte, poi questo lo metto da parte, lo smonto in un secondo tempo e mi vado a smontare quello e fare la prima parte di quell'orologio. Anche perché devo vedere, prima di smontarmelo tutto questo, devo vedere se ho quella vite, perché se non ho quella vite mi fermo e se ne parla lunedì. Perché devo andarla a comprare. Allora, primo ponte. Questo è nel primo ponte. Si è tirato dietro già una leva di azionamento. Allora, qua abbiamo, dopo le tre viti tolte, il modulo subito sotto con i vari leveraggi e i vari ruotismi per quanto riguarda questo modulo qua. Eccolo qua. Allora, oggi questa camera non mi piace come si vede, ma che ci posso fare? Vediamo se riesco un attimino a bloccarla meglio. Allora, vediamo. Perfetto. Vabbè, le luci purtroppo non ci aiutano. Questi abbiamo i vari ruotismi, vedete mollettine come se non ci fossero domani, che sono un attimo a rischiare, a saltare. Questa qua è la ruota ad innesto verticale di cui si parlava. Questa qua che si vede qua al di sotto di questa ruota, praticamente di questa camma, perché questa qua è tutta la camma dove avviene l'azionamento attraverso quest'unghio qua sotto. In pratica questa leva che parte da questo braccio, da questa vite parte una leva che mi va a finire nel mezzo di questa ruota. Questa qua è la ruota di accoppiamento ad innesto di cui si parlava prima. Nel momento in cui la ruota e l'innesto viene disattivata, si disaccoppia e come dicevo rimane comunque in frizione perché sono due ruote che lavorano sullo stesso perno una dentro l'altra, però questa frizione appunto riduce l'amplitudine. Quando invece andiamo ad azionare si accoppiano e camminano insieme, quindi l'amplitudine aumenta. E poi ci sono le varie trasmissioni, questa qua è la ruota di rinvio per quanto riguarda la conta minuti, queste sono le conta, scusate, conta secondi, conta minuti, conta ore, vari leveraggi e quant'altro, ma che io adesso mi fermo. Il moncherino, vediamo dov'è, dovrebbe essere a vista, perché adesso ho tolto questo potranni che era sotto l'altro, vediamo, forse era sotto quest'altro ponte. Allora, dove sei, dove sei? Ah no, niente, è sotto questa leva qua. Devo togliere questa, devo arrivare là sotto, quindi lo devo proprio smontare del tutto. Vabbè, ma per adesso questo qua mi fermo perché appunto devo vedere se ci sono, se c'ho quella vite. Se non ce l'ho, mi devo fermare. Per adesso questa la mettiamo da parte. Abbiamo l'orologio lavato, che adesso lo vado a prendere. Cambiamo telecamera e andiamo per i saluti finali, perché adesso mi devo concentrare e lavorare sull'orologio del cliente. Vediamo se c'è qualche altra domanda che mi avete fatto. Ok, c'era sempre questo discorso del stecco di posta. Avete risolto? Sì, Leone 85. Ciao Alessandro, come capire se un rubino è incastonato o è incollato? Sarebbe possibile incastonare un rubino che si è staccato dall'ancora? Ah, no, quello si deve fare dall'ancoretta, certo. Allora, per quello ci vuole la gomma lacca. Gomma lacca, quella, un collante che si attiva riscaldando la gomma lacca, così. Sembra una cera, ma in realtà non lo è. Il rubino, però, nel momento in cui la leva dell'ancora salta,
Bisogna fare attenzione anche con la profondità in cui andare a reinserire questa leva, oltre a bloccarla appunto nella parte terminale posteriore con la gomma lacca, è complicato, tra virgolette, andare a trovare la distanza esatta per avere il giusto angolo di... non è angolo di levata, il giusto angolo di... di contatto tra il dente della ruota di scappamento, quindi il tallone della ruota di scappamento, e lo scivolamento del piano d'impulso. Ci sono delle misure che devono essere perfette. Se sono fuori centro, non abbiamo la spinta giusta per quanto riguarda questo impulso, non riesce a strofinare bene, a passare bene e dargli la spinta giusta per quanto riguarda l'ancora. Quindi non è così facile da spiegare. Primo, non è da vedere online, c'è da studiare, c'è da capire e c'è da soltanto da. Se c'è la possibilità di comprare un'ancora, cambia l'ancora, che è la soluzione più semplice. Va bene, dai, vi ringrazio a tutti per aver partecipato. Adesso stacco, devo andare ad aprire perché veramente la situazione, se no, i clienti dietro la porta aspettano a me che apro. Grazie a tutti, ci aggiorniamo presto. Se trovi il pulsante. Bene, termina, sì. 3, 2, 1. Ciao a tutti.